Noi apriamo quest'anno, e poi parleremo del cast, nel segno di un pensiero che noi facciamo sempre quando facciamo Ballando. Ballando è un po' uno spaccato della nostra società, infatti quando voi vedete i personaggi veramente rappresentano anche per età, per esperienza, per modo di essere, vari aspetti di quello che per noi è l'Italia che sta crescendo, che si muove là fuori. Ma noi ogni anno pensiamo anche a cercare di aprire una discussione su qualche cosa che riguarda da vicino la vita quotidiana delle persone. E quest'anno lo facciamo attraverso il Ballerino per una notte. La nostra partenza sarà con un Ballerino per una notte speciale che è seduto adesso in prima fila col papà, e li pregherei di venire qui in piedi e farsi vedere, che sono Andrea Antonello, nostro ballerino per una notte, insieme al papà Franco Antonello. Il nostro pensiero. Vieni Andrea, vieni che così ti facciamo vedere al nostro parterre di giornalisti. Guarda, ti siedi un attimo qua vicino a Paolo. Noi insieme con questa famiglia straordinaria, complimenti, Andrea ballerà con Laura Faccio, che non vedo se ci sei, va bene, comunque lei è la maestra che lo ha preparato per il suo numero. Insieme noi vogliamo parlare di autismo, perché Andrea è un ragazzo autistico e in Italia, questo ce lo può raccontare meglio il papà Franco, ci sono moltissime famiglie che, diciamo, si dibattono nella difficoltà di capire come fare quando nella loro vita arriva come un fulmine a ciel sereno la consapevolezza che il bambino è un bambino con dei problemi. Quanti sono i bambini autistici in Italia? Quante sono? Mi parlavi di una statistica rispetto ad altre sindromi. Tanto grazie mille, ciao a tutti ragazzi. Vuoi salutare te o niente? Vuoi salutare? Ciao belli. Ciao a tutti belli. Ciao a tutti. Ciao a tutti belli. Mi ha promosso a tutti belli. Non solo a me, a tutti gli altri. Allora sì, parlavo ieri sera con Milly, sono 600.000 i ragazzi con autismo in Italia, tanto per darvi un riferimento, sono 12, cioè ogni ragazzo down ci sono 12 ragazzi con autismo. Si vedono meno perché sono nascosti, sono soli, sono rinchiusi, il problema è molto molto grave, però da anni ormai, da 18 anni, compiamo 18 anni anche noi con i bambini delle fate che si occupa di inclusione sociale, siamo presenti ormai in tutta Italia, in tutte le regioni d'Italia, per sostenere le associazioni che si occupano di questi ragazzi in maniera molto importante. Lo facciamo coinvolgendo le aziende di tutti i territori. Ogni azienda che si associa a noi è un ragazzo in più come Andrea che noi prendiamo per mano e accompagniamo in un percorso che quando arriva nelle famiglie invece Milly è una bufera che ha la brutta caratteristica che non finisce mai. Certo. E quindi allora noi chiaramente, cioè cosa possiamo fare? Siamo un programma televisivo che fa intrattenimento, ma portando Andrea che ballerà su questa pista, io spero che a casa si domandino: ma allora forse io posso fare qualche cosa, posso anch'io essere una mano che si stringe a stringere la mano di un genitore, un fratello, qualcuno che ha a cuore l'avvenire di ragazzi in difficoltà. Allora vi prego di tornare in platea. Il messaggio è proprio questo comunque, infatti, l'amicizia. Se ognuno di noi avesse un ragazzo amico con autismo, tante cose le risolveremo. Spero che ci aiuti a lanciare questo lanciamo messaggio. E sarà forse una prima bottiglia, un messaggio nella bottiglia, ma è un inizio per cominciare a parlarne. Quindi io ringrazio tantissimo Andrea. Ciao tesoro. E si è bevuto tutta l'acqua, va benissimo, fai bene a idratarti. Ti vai a sedere in platea, Andrea? Grazie, ci vediamo dopo perché poi si allena. Allora, parliamo di cast adesso. Prego. Ciao amore mio. Adesso il nostro cast, allora guardateli,
comincio da colui che è uno degli uomini più corteggiati da me. Perché quanti anni sono che ti corteggio, Carolino? Sono 18 anni, e mi ha sempre detto di no. E quest'anno è successo un miracolo, e lui è qui e poi dopo vi dirà perché. Accanto una signora che io adoro per la sua verve, per la sua grande professionalità, ma proprio per il tipo di combattente indomina che è, Simona Ventura. Una ragazza, una bimba dolcissima, dico bimba anche se ormai anche lei insomma sta diventando adulta, ma ha il sorriso, la simpatia e la dolcezza veramente di sua figlia, di Stella. In questo vi somigliate tanto. Carlotta Mantovan. Un volto amatissimo del nostro giornalismo, l'uomo della regina, il cavaliere, il Lancillotto della regina d'Inghilterra, Caprarica, Antonio Caprarica. E ancora sono stupita del fatto che il cavaliere della regina venga a ballare sulla nostra pista. Veramente mi hai fatto un regalo. E poi proseguiamo ancora qui con la nostra meravigliosa Paola Perego. Conduttrice, artista, e scoprirete anche ballerina, nonostante lei continui a dire no, ma io sono un pezzo di legno. E poi la signora più sana e più bella per antonomasia, perché chi se non lei, eccola qui, Rosanna Lambertucci. Ma adesso andiamo al gruppo delle signore, e il gruppo delle signore si apre con un ospite internazionale che noi abbiamo avuto come ballerina per una notte l'anno scorso, e poi ci ha fatto il grandissimo regalo di essere qui dall'Argentina con furore, Wanda, per noi Wanda Nara. E poi accanto a lei, tutti insieme, vedete cinque Davidi Donatello concentrati in una sola persona, che è Ricky Tognazzi. Vi stupirà, cara Simona Izzo, che sei seduta lì, ti stupirà, guarda, tu lo hai sottovalutato quest'uomo nelle sue capacità di ballerino, veramente. In 38, ma non l'hai mai portata a ballare, che vergogna! Quest'anno la porta. Quest'anno ti porta. E poi è l'uomo che è stato per noi il vincitore, il coniglio di ruote del cantante mascherato, Teo Mammucari. Che voglio dire, già, non vi dico nulla, ma vi dico che è la pietra dello scandalo dello spogliatoio. Il vincitore. Comunque vincitore del cantante mascherato. E comunque anche lì, attenzione, come ha detto Mariotto, lui ha delle gambe sexy. E l'ha detto Mariotto che hai delle gambe sexy, eh? Io l'importante è che esce alla prima la Lambertucci, per il resto va bene qualsiasi cosa. È la pietra dello scandalo, tappatevi le orecchie. Accanto a lui il nostro amato Giovanni Terzi, amato perché lui è invece la gentilezza, l'accoglienza, la veramente un senso. Scusa, di... non ho capito sto "e invece", è un po' offensivo, scusami, eh. No, è proprio invece, tu sei, cioè, la pietra dello scandalo. Dopo un boro, e invece c'è la gentilezza. No, scusa. Scusami, eh. Però pensavo che le gambe più belle fossero le mie rispetto alle sue. Sì, no, però sto non invece sono state i giornalisti hanno letto bene la cosa. Va bene, andiamo avanti. Poi mi direi la finta. E poi, ragazzi, i nostri giovani, le due facce della generazione, non so, mi ricordo più come, se loro sono Z, millennials, come sono, perché ci sono tutte queste definizioni, però sono talmente piccoli di età, no, che sono proprio l'ultima dell'ultima generazione, e sono Lorenzo Tano, eccolo qua, che dimostrerà dall'alto del suo 1,92 m che si può ballare anche quando si è così pertiche. E poi la fascinosa Sara Croce, bellissima, e questo non c'è bisogno di dirlo, ma è una ragazza con la testa sulle spalle che vi dimostrerà come bellezza e intelligenza vadano veramente a braccetto.